È tornato con Pour Drop, quindi sono tornate le news che più aspettate sul mondo delle sneaker. Eccoci tornati con un nuovo video. In particolare oggi vi diamo le nostre impressioni sulle release più importanti dei prossimi mesi. Partiamo subito dalla sneaker più attesa di tutto ottobre, perché dovrebbe uscire ottobre, noi qui alziamo le mani. Virgil non so probabilmente cosa farà, quindi avete già capito che vi parleremo delle Dunk in collaborazione con Off-White. Più nel particolare, questo mese dovrebbero uscire tre colorazioni diverse, tra cui una bianca e verde, una bianca University Red e l'altra colorazione Michigan, quindi navy e gialla. Essendo una collaborazione per Off-White, questa sneaker doveva avere un suo tratto particolare, per cui andava riconosciuta praticamente subito. E per queste Dunk abbiamo questo secondo paio di lacci che va a sovrastare tutta la parte anteriore della tomaia e va a sovrastare anche i lacci stessi della scarpa, e secondo noi è un look veramente interessante. Naturalmente quando usciranno proveremo a copparle tutte e tre per portarvi il video, per farvele vedere meglio, ma se dovessi scegliere una che veramente vorrei tenere nella mia collezione, assolutamente quella colorazione bianca e verde, che con questi lacci sopra arancioni secondo me ci sta veramente benissimo. Questa veramente sto pensando se tenerla o no. Intanto facciamo arrivare alla release e poi deciderò. Anche per me queste Dunk sono veramente molto interessanti, perché sembrano quasi inaugurare una nuova collezione di Off-White. Infatti non sembrano più esserci alcuni degli elementi distintivi delle vecchie, ovvero distruggere la scarpa e ricomporla. Questa si riconosce abbastanza bene che è una Dunk, semplicemente sono stati aggiunti questi lacci che gli danno un tratto molto caratteristico. E invece per me la colorazione migliore è la Michigan, perché infatti secondo me quel giallo spento risalta veramente moltissimo, quindi sicuramente anche per me è copro per tutte e tre le colorazioni, però se dovessi tenerne una, quella gialla. Passiamo adesso a una release che ancora non è per niente certa, però di cui si è parlato veramente moltissimo nell'ultimo periodo, soprattutto perché Travis ha donato un paio di queste scarpe a un fan ad un concerto del Made in America a Philadelphia. E avete già capito di cosa stiamo parlando, delle nuove Air Force One in collaborazione con Travis Scott. Sicuramente la sneaker è particolare perché presenta vari materiali che le permettono un gioco di luce molto strano, soprattutto nella parte verde, nella parte marrone. A contatto con la luce hanno delle parti riflettenti che danno veramente un bel look alla scarpa, e poi è caratterizzata anche da questa zip che ricopre tutta la linguetta e che ancora non si capisce se si possa staccare oppure no. Sarebbe secondo me un po' meglio se si potesse staccare, perché rende la scarpa un po' più bella, però non si sa ancora, e sicuramente è un tratto molto particolare e molto distintivo. Devo dire che questa scarpa mi piace veramente moltissimo, forse ancora di più delle Air Force One, quelle originali in collaborazione con Travis Scott, quelle con lo swoosh intercambiabile, perché hanno dei materiali che almeno dalle foto sembrano veramente molto interessanti, hanno un gioco di colore che mi piace veramente moltissimo, colori naturalmente tipici di Travis. Se si potesse togliere lo swoosh forse sarebbe ancora meglio, avranno dei prezzi di RSL altissimi. Questo paio che vi stiamo facendo vedere è stato venduto per $200,000, anche perché queste scarpe erano state indossate e anche firmate da Travis stesso, quindi potete immaginare i prezzi come siano potuti salire. Sicuramente i prezzi di RSL saranno molto più bassi, però mi aspetto che sotto i 500 non vadano proprio, quindi sarà dura copparle, però ci proveremo. Devo ammettere che anch'io sono abbastanza d'accordo, queste mi piacciono un po' di più forse delle Air Force originali per Travis Scott, perché se all'inizio forse le amavo veramente tantissimo, vedendo l'evoluzione dello sneaker game, tutte le cose che si possono fare con le sneaker, questa mi sembra diciamo un po' più bella. Però anche a me sinceramente la parte che copre la linguetta, cioè, non mi piace proprio per niente. E questa sì, proverò a copparla sia per farci il video ma soprattutto per tenermele, ripeto, se si potrà staccare la cosa che ricopre la linguetta, che sinceramente fa abbastanza schifo. Passiamo adesso a un'altra collaborazione con Travis Scott, stavolta da parte di Jordan Brand, e queste sneaker le avrete viste veramente un sacco di volte perché è quasi troppo tempo che se ne parlo, ovvero le Jordan 6. Però adesso, dato che ci siamo avvicinati molto alla release, dovremmo avere una data precisa, ovvero il 12 ottobre. Sinceramente queste Jordan 6 mi piacciono abbastanza, però penso che come collaborazione tra tutte quelle di Travis vadano allo stesso livello delle prime Air Force One, che devo dire non sono niente male, quindi anche queste non sono niente male secondo me. Però mi sarei aspettato forse qualcosa di più, perché queste Jordan 6 non sono molto rivoluzionate, infatti è presente solo un money pocket all'esterno invece che all'interno come nelle Jordan 1, che chiaramente a me piaceva di più come idea. E per il resto è una semplice Jordan 6 tutta verde che abbiamo già visto sia Macklemore che anche nella collaborazione con Gatorade, più o meno i colori erano quelli. Ovvio questa è una tonalità diversa, ci sono degli accenti di colori diversi, in questo caso è arancione fluo, quindi devo dire che mi piace abbastanza, ma assolutamente non la terrei nella mia collezione. Però per farci un video naturalmente proverò a copparle, però allo stesso tempo non voglio sottovalutarle troppo, perché
se per caso avrò la fortuna di tenerle in mano, poi mi rimangerò tutto e poi magari queste diventeranno la mia beater e me le metterò tutti i giorni. Personalmente non sono un grande fan di questa scarpa, forse per me è la peggiore collaborazione che hanno fatto Travis, almeno dal punto di vista estetico. Infatti questo verde non mi dice nulla di particolare e per me sono un passo sotto alle Infrared 6. E purtroppo sono uscite quest'anno e non le ho comprate, quindi penso che dropperò anche queste o comunque non le terrò nella mia collezione, anche se riuscirò a metterci le mani sopra. L'unico dettaglio che veramente mi piace di questa scarpa è la suola glow in the dark, che di notte attirerà sicuramente gli sguardi, però a parte questo secondo me non è una sneaker riuscita al massimo. Passiamo alle ultime creazioni di Kanye, che ultimamente sembra essersi veramente sbizzarrito. Infatti usciranno moltissime nuove Yeezy nel prossimo periodo e qui vi abbiamo elencato un po' quelle che ci hanno catturato di più l'attenzione. In particolare usciranno due colorazioni molto interessanti di V2, in particolare una che si chiama Black Hail e un'altra che si chiama Yisrael, nomi veramente impossibili. Poi, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, sembra che uscirà una terza versione sia delle 350 sia delle 700, quest'ultima apparsa in un video dove Kanye stesso le donava a DJ Khaled, quindi una cosa che ha fatto sicuramente molto scalpore. Another one. Ho sempre detto che devo riuscire a prendere un paio di 350 V2 prima che le 350 V2 si estinguano. La fine sta arrivando. E tra le due che vi abbiamo presentato, sicuramente le Yeezy Hail sono quelle che mi piacciono di più, perché hanno questo gioco di colori molto interessante, mai visto su una 350. Sicuramente un po' meno portabile di altri modelli, però si fanno decisamente notare, sono un bello stacco secondo me. E se le 350 V2 devono finire così, beh, tutto sommato non è una colorway malvagia. Quindi per me le Yeezy Hail sono un drop, perché insomma non c'è niente di particolare per me in questa scarpa. Le Yeezy Hail sono a metà tra un cop e un drop, perché ci sono sempre dietro l'angolo le 350 V2 Bread, che forse faranno un restock, e quelle lì per me sono le 350 V2 migliori sempre. Anch'io sinceramente sono d'accordo con Malik, infatti tra le due preferisco di gran lunga le Yeezy Hail, e soprattutto di tutte e due queste sneaker c'è una versione reflective, quindi mi immagino una versione Yeezy Hail reflective, secondo me molto 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 figa, anche perché era veramente tanto tempo che ci si aspettava una Yeezy un po' più colorata, con i colori così abbastanza accesi diciamo, e questa secondo me con questo sfondo nero ci sta veramente molto bene. Quindi anch'io sono un po' indeciso sinceramente, perché anch'io sto aspettando veramente tanto un restock delle Yeezy 350 V2 Bread, quindi Yeezy Hail assolutamente drop, Yeezy Hail ci sto pensando, ma sono più sul drop anche su queste. Passando alle due nuove V3, delle 350, penso che sinceramente non è una sneaker molto riuscita. Secondo me esteticamente erano molto più aggressive, molto più belle le Yeezy V2 o anche le Yeezy, la prima versione, le Yeezy Boost V1. Quindi vanno viste diverse colorazioni, perché finora le colorazioni non sono state propriamente esaltanti, però sì, per ora non sembra niente di che. E a quanto pare il prezzo verrà anche aumentato di $10, quindi basta, non li spenderei. Mentre le 700 V3 mi lasciano un po' così. Forse di primo impatto mi piacciono di più che le V1 o le V2 quando le ho viste subito al primo impatto, perché mi sembra una cosa un po' più innovativa, una cosa che si è vista di meno nell'ultimo periodo. Però le dovrei vedere come sono ai piedi, perché sembrano veramente gigantesche. Però almeno il concept lo apprezzo stavolta, quindi speriamo che si riveli una buona scarpa. Sinceramente a me queste terze versioni, sia delle 350 che delle 700, non fanno assolutamente impazzire. Delle 700 secondo me servirà proprio la colorazione perfetta per farmi convincere a comprarne almeno un paio, perché non ci tengo neanche quasi a comprarla solo per vedere come sono di persona. Mentre le 700 per adesso mi piacciono proprio zero, e devo ammettere che preferisco di gran lunga la prima versione di questo. E devo dire che preferisco di gran lunga la prima versione delle 700, soprattutto nella colorazione OG. Devo dire che andando avanti col tempo, vedendole on fit, sì, sono proprio belle. Grazie per aver guardato questo nostro video, scriveteci nei commenti qual è la sneaker che attendete di più dai prossimi mesi. Mi raccomando, andateci a seguire su Instagram, vi lasciamo come sempre il link in descrizione, e vi ricordo che siamo su Kicks. Ciao a tutti!